Allora, continuiamo con i generi letterari che sono anche testi narrativi, ovviamente. Quindi il percorso che abbiamo incominciato all'inizio dell'anno sta per finire. Ci mancano solo i racconti brevi e il romanzo, che è un racconto lungo e più complesso. Fra i racconti brevi dobbiamo inserire le novelle, ovviamente, che sono racconti brevi che hanno alcune caratteristiche particolari, e l'exemplum. Allora, in questo video, al quale abbino una pagina Word trasformata in PDF, quindi sul nostro libro non trovate niente, dovete studiare questa pagina Word che ho allegato. Quindi vi spiego adesso l'exemplum che vi ho spiegato già nella video lezione di oggi, 28 maggio. Allora, l'exemplum è un genere letterario medievale. Medievale, diciamo, a cavallo fra l'anno 1100 e 1200, ma li troviamo anche dopo. Exemplum è una parola latina che significa esempio. Il plurale è exempla, mi raccomando. Allora, l'exemplum non me lo dovete tradurre la parola. Se dite l'esempio, non è più il genere letterario. No, dovete mantenere il termine latino exemplum. Allora, che cos'è? Vi spiego praticamente l'exemplum tenendo conto degli appunti che vi ho dato, cioè della pagina Word. È un racconto in forma breve, l'abbiamo capito. Perché in forma breve? Perché veniva raccontato dai predicatori che fossero i frati che andavano in giro chiedendo l'elemosina per il proprio convento, o i sacerdoti durante le prediche, quella che oggi chiamiamo omelia, un tempo si chiamava predica. Allora, perché l'exemplum è un racconto breve? Perché veniva inserito in una predica. Se per esempio l'argomento della predica era il peccato carnale, cioè il peccato di sesso praticamente, va bene? Essere molto attaccati all'amore, al sesso, i cosiddetti piaceri della carne. Allora, questo era uno degli argomenti che tormentava i nostri antenati in epoca medievale. Per cui, se il predicatore stava dicendo alla folla che ascoltava che per i peccati della carne, cioè per i peccati della lussuria, cioè del sesso, si finisce all'inferno, doveva portare l'esempio di qualcuno che per essere stato così legato a questo tipo di piacere, era poi finito fra i tormenti dell'inferno. È chiaro? Sapete com'era l'esempio? L'exemplum, scusate. Come quando, allora, facciamo finta, no? Che io veda voi camminare per strada con il cellulare in mano. Allora, che cosa dico? Attenzione, ragazzi! Perché una volta un ragazzo che per strada stava parlando al cellulare finì inavvertitamente sotto il camion, sotto un camion. E allora voi tutti quanti siete terrorizzati. Quindi qual è lo scopo? Lo spingervi a non usare il cellulare per strada. È chiaro? Cioè vi ho fatto adesso un esempio pratico di quale funzione avesse l'exemplum in epoca medievale. Cioè doveva essere la dimostrazione
che ciò che il predicatore stava dicendo a qualcuno era veramente successo ed era finito male. Ok? Questo perché? Perché la morale medievale è una morale terribilmente cristiano-cattolica, dove di solito si spinge la persona più che a fare il bene, a non fare il male. Si terrorizzavano i fedeli, le persone credenti, ovviamente, come? Dicendo che dovete evitare di far peccato, che poteva essere qualsiasi peccato, il peccato della gola, cioè essere golosi, il peccato della superbia, dell'ira, cioè arrabbiarsi spesso, eccetera, eccetera. Di solito erano i sette vizi capitali. Ora, le prediche vertevano quasi sempre su questi argomenti, cioè avevano lo scopo morale di mettere in guardia, cioè di ammonire, avvisare le persone che finché si è in vita bisogna evitare il peccato per non finire poi all'inferno o anche in purgatorio, dove le pene non sono eterne come all'inferno, ma sono ugualmente dolorose. E chiaramente le pene infernali erano immaginate in una maniera molto infantile, come il dannato, l'anima dannata, cioè il peccatore che dopo la morte viene cucinato in un pentolone dai diavoli, oppure punto con i forconi, oppure ficcato a testa in giù nel ghiaccio, eccetera. Tutto questo lo ritroverete nella Divina Commedia, che ha preso molto da queste credenze medievali. Ovviamente, nel corso di queste prediche, il predicatore approfittava anche per parlare, della dottrina cristiano-cattolica, cioè i peccati quali erano, quanti erano, cioè tutto quello che oggi si chiama catechesi, cioè le informazioni teoriche sul cattolicesimo, ok? Quindi erano le prediche finalizzate sia ad insegnare i principi del cristianesimo, sia a mantenere alta la morale, non il morale, la morale, cioè il comportamento di chi si diceva credente. Gli exempla avevano questa caratteristica. Per esempio, erano astorici, cioè non erano collocati in un tempo preciso e non erano collocati in uno spazio preciso. Qualche volta, però, in alcuni di questi exempla si trova citata una città o dei personaggi precisi. Questo perché? Perché dovevano far credere a chi ascoltava che la storia fosse vera. In realtà non era vero niente, perché parlare, per esempio, di inferno, paradiso, diavolo, equivaleva a dire racconti che avevano l'elemento fantastico sotto. È chiaro? Ok. Poi spiego meglio quello che ho cercato di farvi capire prima, durante la videochiamata. Auctoritas è un altro termine latino che va detto così com'è in latino. Cioè, i predicatori, quando durante la predica raccontavano questi fatti, che
che ovviamente erano inventati, non erano accaduti, per far credere che fossero veri, quindi per dare veridicità a questi raccontini, citavano un personaggio famoso, per cui si dice ricorrevano alla auctoritas, cioè utilizzavano un nome autorevole importante per dimostrare che ciò che stavano raccontando è vero. Facciamo l'esempio che vi ho fatto prima, no? Un esempio preso dalla nostra vita attuale. Allora, nel momento in cui io vi dico, mi raccomando, non andate per strada con il cellulare, non parlate al cellulare mentre andate per strada, perché una volta un ragazzo della vostra età, ecco, se metto della vostra età, la cosa vi colpisce di più, un ragazzo della vostra età, mentre parlava al cellulare per strada, fu investito da un camion. E allora, per farvi per dimostrare che è vero, io dico questa cosa è successa a Corato, cioè vi do un luogo, ok? Attenti. Poi dico è successa 2 anni fa, vi dico anche il tempo, il quando, e poi vi dico pure me l'ha raccontato, per esempio, il sindaco di Andria. Beh, cioè, cosa ho fatto? Il raccontino può anche essere finto, falso, me lo so, inventato io, ma per farvi credere che sia vero, l'ho collocato in un tempo, 2 anni fa, l'ho collocato in uno spazio, Corato, ho anche fatto ricorso alla auctoritas. Ho detto che me l'ha raccontato il sindaco di Andria. Chiaro? Oh, ora il problema qual è? Il problema. Il problema è questo. Perché la collocazione temporale, spaziale e il ricorso alla auctoritas erano degli espedienti per far credere che il raccontino fosse vero. Torniamo agli exempla medievali, no? Perché bisognava convincere la persona a non comportarsi come il personaggio dell'exemplum, perché altrimenti si finiva male come lui. Ma c'era bisogno di tutto questo? No, non c'era bisogno, perché la sostanza di questi racconti, quali era? Non dovete fare così. Quindi, tornando al nostro esempio, io per dimostrarvi che il mio raccontino era vero, ho detto che è successo 2 anni fa a Corato e che me lo ha raccontato il sindaco di Andria. Ok? Ma in realtà non c'è bisogno di dire tutto questo. Basta dire, ragazzi, quando andate per strada non parlate al cellulare perché rischiate di essere investiti da una macchina. Chiaro? Cioè, questo è l'insegnamento che io vi avrei dato raccontando l'episodio del ragazzo della vostra età che è finito sotto un camion perché stava parlando al cellulare. Mi spiego. Questo era lo scopo degli exempla medievali e parlavano sempre, soprattutto, di peccati, perché l'exemplum rientrava in quel filone della letteratura medievale che è il filone religioso, cioè faceva parte di quella letteratura che parla di religione. Questa è un'altra caratteristica dell'exemplum.
Questi esempla poi i predicatori, a volte se li scrivevano, tutti in una raccolta. Per cui esistono delle raccolte di questi exempla medievali. La più famosa è quella di un frate, un certo Jacopo Passavanti, fiorentino, vissuto fra il 1302 e il 1357. La raccolta di queste sue Di questi suoi exempla si chiama Lo specchio di vera penitenza. Allora lui in questa raccolta riporta il discorso che aveva fatto nella predica e poi l'exemplum che aveva portato per dimostrare quello che aveva detto. Ora non c'è tempo per fare i due exempla, l'exempla di Serlot e il carbonaio di Niversa. Ok? Vi dico soltanto che il carbonaio di Niversa, ve lo racconto io, è un exemplum che l'autore, quindi Jacopo Passavanti, aveva raccontato quando in una predica aveva parlato dell'adulterio, cioè che cosa succede a chi tradisce il proprio coniuge, praticamente a chi mette le corna al proprio coniuge. E allora in breve ve lo racconto io perché il testo è scritto in italiano medievale, in volgare, e quindi non è di facile comprensione per voi. Quindi ve lo abbrevio io adesso per farvi capire. Un carbonaio di notte sta a vegliare la fossa dei suoi carboni. Il carbonaio, sapete, era un mestiere, era chi bruciava il legno in una enorme fossa in campagna per ricavarne carbone e venderlo. Questo era. Allora si racconta che un carbonaio parecchie notti aveva delle visioni. Vedeva praticamente un uomo andare su un cavallo, una donna avanti correre nuda con i capelli sciolti. E l'uomo l'afferrava per i capelli, la pugnalava e la gettava nella fossa dei carboni ardenti. Perché questo? Perché questi erano due peccatori che erano finiti in purgatorio e che al purgatorio dovevano scontare questa pena. Perché? Perché in vita erano stati amanti e avevano ucciso il marito di lei. Mi spiego? Quindi questo exemplum l'aveva portato Jacopo Passavanti, va bene? Quando in una sua predica aveva evidentemente parlato del peccato della lussuria, soprattutto dell'adulterio, cioè del tradire il proprio marito o la propria moglie. Non possiamo fare di più, dobbiamo accontentarci di questo. L'exemplum poi al limite lo rivediamo l'anno prossimo quando faremo la prima parte della letteratura medievale. Magari fra qualche mese, il prossimo anno, lo capirete anche meglio. Adesso di più non posso fare.